Il taglio è fantastico finché... Per fortuna ci è ribellato Medical Group. Innanzitutto, come stai dal punto di vista fisico? Quali sono le tue condizioni? No, sto bene. Diciamo che la scelta che ho preso quest'estate è stata una scelta, insomma, necessaria, perché sono arrivata a fine stagione abbastanza bollita e ho avuto qualche problemino fisico all'altro ginocchio, quindi ho dovuto riprendere. Poi ho provato per un mese e mezzo in nazionale, insomma, a sistemare tutto quanto, ma il mio fisico ha cercato in tutti i modi possibili e immaginabili di dirmi: Sara, stai un attimo tranquilla. E questo perché comunque, forse, come dicevo anche, non so se avete visto sui social, alla fine forse mi sono dimenticata un po' troppo presto, insomma, di tutto quello che ho passato, e quindi, insomma, essendo giovane non voglio bruciarmi, e quindi non voglio rischiare nuovamente. Voglio dare uno stop a questa situazione, voglio tornare ad allenarmi e a fare tutto quello che voglio io, e insomma migliorare, a farmi una stagione come si deve, senza gestioni, senza niente, e mettere il carico dell'estate sarebbe stato forse, secondo me, un azzardo, insomma, e anche secondo poi lo staff della nazionale, perché alla fine la decisione l'abbiamo presa insieme. E quindi sì, niente, adesso in quest'ultimo mese ho lavorato, ho fatto sempre 3-4 sedute pesi a settimana, e per, insomma, presentarmi nel miglior modo possibile qua, e poi piano piano fare un inizio graduale, insomma, per iniziare questa stagione al meglio. È conosciuto sempre meglio Conegliano e la marca, come dicevi. sì, assolutamente, ormai, vabbè, Conegliano, come per tanti di noi, alla fine ormai è diventata casa, quindi, nel senso, sono venuta su qualche giorno prima, mi sono rilassata, ho sistemato tutte le mie cose, quindi niente, sto bene qua. No, vabbè, sì, basta. Di nuova stagione, a detta di tutti, insomma, si alza il livello del campionato, delle vostre avversarie, tanto che qualcuno dice che Conegliano non parte neanche favorita quest'anno. Sei d'accordo? Non so, favorita o meno, onestamente è una cosa a cui, secondo me, non dobbiamo pensare. È vero, il livello si è alzato tantissimo e ci sono tanti nomi nuovi e importantissimi all'interno del nostro campionato, e noi comunque siamo più o meno la squadra dell'anno scorso, e questo può essere, diciamo, un punto a nostro favore, perché tutti hanno cambiato e tanto, e poi, come io continuo a ripetere in tutti questi anni, noi abbiamo questa particolarità che la nostra società riesce sempre a incastrare bene tutti i tasselli, quindi sicuramente probabilmente sarà più difficile, però insomma noi siamo qua per i nostri obiettivi, che sono sempre gli stessi, e quindi niente, cercheremo di dare il meglio e di portare a casa, insomma, quello che vogliamo. Quel sassolino della Champions da togliersi dalla scarpa. Sì, assolutamente sì, e sarà una cosa, insomma, a cui penseremo adesso, poi più avanti. Adesso iniziamo tra di noi e poi ci raggiungeranno anche le altre, e poi, come sempre, penseremo obiettivo per obiettivo, quindi, insomma, è una cosa a cui pensiamo, sì, però sarà per più avanti, ecco, piano piano, ecco. Com'è questa nazionale, come la vedi, questa Italia dopo le prime tre uscite agli europei? Beh, sicuramente è una squadra in rodaggio e devono ancora, tra virgolette, credo, trovare un po' il loro ritmo, però vedo che si divertono in campo e vedo che sono un bel gruppo, anche per quello che sono stata io là con loro, si trovano tutte super bene tra di loro e hanno voglia di fare, voglia di dimostrare, e che credo, insomma, sia tipica anche, no, di un gruppo, tra virgolette, giovane, nuovo, e quindi niente, vedremo cosa riusciranno a raggiungere. Ecco, io le faccio un grande in bocca al lupo. Grazie. Ecco, un'ultima cosa: era necessario, come hai detto te, saltare a nazionale, però immagino che, insomma, sia un po' un rammarico non essere lì in questo momento. Beh, assolutamente, è stata una decisione difficilissima per me, perché ovviamente, sai, quando uno rientra da un infortunio si prefissa degli obiettivi. I miei obiettivi erano quelli di tornare a fare bene con il club e poi fare bene in nazionale, perché comunque manco da qualche anno, quindi, insomma, la voglia di tornare in azzurro c'era, e secondo me, insomma, cioè, io non è che ho detto di no a prescindere, ci ho provato per un mese e mezzo, e
Però sì, quando bisogna riconoscere i propri limiti, e in questo momento questo era, cioè, fare l'attività estiva per me era una cosa non fattibile, e ovvio mi rode tanto, perché ovviamente partecipare a un campionato europeo e a una qualificazione olimpica è assolutamente il sogno di tutti, e semplicemente anche solo vestire la maglia azzurra. Però insomma, come dicevo prima, sono giovane, ho tempo di fare tutto. Diciamo che il percorso che era andato così veloce ha subito un attimino uno stop, però insomma spero di rientrare al più presto. Proprio dal punto di vista fisico, cosa hai percepito di diverso rispetto a quanto stai bene? C'è stato un momento in cui, non so, hai capito che non stai bene fisicamente, al ginocchio? In realtà il mio corpo mi ha detto che sono in sovraccarico, perché io sono tornata, ho finito la stagione con una lesione al tendine sinistro, quindi ho avuto 3 settimane per riprendermi, ho fatto tutte le terapie necessarie, sono rientrata e poi ci sono stati 3 episodi sia al ginocchio sinistro che al ginocchio destro, che insomma mi hanno fatto rallentare per poi riniziare. Ho avuto di nuovo una lesione poi sul sinistro, quindi quando è così e quando sei in gestione, certo, vuol dire solo che è troppo, certo. E quindi insomma, valutando tutto attentamente anche con lo staff della nazionale, ci siamo detti che insomma non sarei potuta essere pronta per l'europeo e che quindi era meglio fare un lavoro a parte e basta, certo. Per essere pronta per le Olimpiadi. Speriamo, quella sarà una cosa a cui penserò poi, perché adesso voglio concentrarmi sul club, voglio fare una bella stagione, voglio insomma star bene e, come dicevo prima, non essere gestita e migliorare dal punto di vista tecnico, perché diciamo che è una delle cose che mi manca adesso, e basta. Poi se mi meriterò l'opportunità in campo e se mi richiameranno, io sarò sempre la persona più felice sulla faccia della terra per tornare in azzurro, ecco. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.